Benvenuti! Oggi cambiamo le corde a una chitarra classica. Sistematevi in un posto adatto. Vi servirà dello sgrassatore, olio per legno a base di limone o mandorla, qualche strappo di carta, un pannetto pulito, cotone oppure ovatta, un pennello, delle tronchesine e un avvolgicorde. Se non lo avete, farete a mano. Con cura, allentate le corde. Tagliatele e rimuovetele senza lasciare nessun residuo. Con un pennello rimuovere la polvere dalla tastiera. Spruzzare lo sgrassatore e lasciare agire. Con un pannetto rimuovere lo strato di sporcizia. Con un batuffolo di cotone o di ovatta, stendere un velo di olio per legno e lasciare riposare qualche minuto. Passare delicatamente con uno strappo di carta per rimuovere l'olio in eccesso e asciugare delicatamente. La scelta delle corde è del tutto personale. Le corde per la chitarra classica sono costituite principalmente da nylon. Le tipologie variano per lunghezza, spessore, tensione. Destinate alla legatura o con il ball end, un pallino alla fine che ne facilita la messa in opera. Le corde più fini dette cantini hanno l'aspetto di una lenza, mentre le corde più grosse dette bassi hanno un'anima di sottili capelli di nylon e un avvolgimento in metallo. Le corde al ponte devono essere messe in opera con una legatura. Il nodo è aperto ma deve strozzare la corda per far sì che rimanga legata sotto tensione. Una buona legatura è anche ordinata per evitare fastidiose vibrazioni e intralci durante l'esecuzione. Le corde vengono poi arrotolate nelle chiavette di accordatura, poste nella paletta della chitarra. I cilindri dedicati a questo compito hanno un foro in cui viene fatta passare la corda. Una volta infilata la corda, può essere rinfilata più volte a seconda delle necessità. Le corde lisce necessitano un avvolgimento più saldo. È bene non avvolgere troppa corda per far sì che l'avvolgimento sia ordinato, ma è meglio assicurarsi che non sia troppo poco, il che potrebbe creare problemi di tenuta dell'accordatura. Se il video ti è piaciuto e lo hai trovato utile, iscriviti. Metti un like e attiva la campanella.